Ha fatto tappa al convitto finanziario di Vibo Valentia, Felicia, una donna contro la mafia, dedicato alla mamma di Peppino Impastato, madre coraggio e simbolo della determinazione delle donne del sud. Lo spettacolo nasce dall'incontro di due artisti, Angelo Sicilia, il puparo palermitano padre dei pupi antimafia, e Francesca Prestia, prima donna cantastorie calabrese e autrice tra l'altro della ballata di Lea e altri brani dedicati alle vittime di mafia. Angelo Sicilia e Francesca Prestia coniugano così la grande tradizione dei pupi siciliani con l'arte dei cantastorie meridionali, unendo le loro arti per narrare con gli strumenti del teatro di figure, del canto e cuntu, le drammatiche storie delle donne meridionali che hanno combattuto contro le mafie. In questo solco, infatti, la Consulta Giovanile ha organizzato un tour nelle scuole calabresi che prevede, oltre allo spettacolo, anche un momento di confronto con i ragazzi sul tema dell'andrangheta e della criminalità diffusa. In giro tra i ragazzi per raccontare questa storia che vuole essere anche un messaggio di speranza, di invito a lottare. Guarda, è un'esperienza meravigliosa. Qui oggi a Vibo, grazie al convitto Filangieri, anche la responsabile delle consulte giovanili, abbiamo incontrato dei ragazzi straordinari che noi non conoscevamo, e quindi grazie al loro impegno noi siamo potuti entrare in contatto con questi giovani. Siamo rimasti tutti emozionati dalle loro parole, dalla loro sensibilità, sia io che il puparo Angelo Sicilia, che gira anche molto tra i giovani, ma anche il consigliere Montoro è rimasto meravigliato, perché Vibo è un territorio con una problematica grave, insomma, lo sappiamo tutti, però incontrare questi giovani così svegli, così attenti, per niente disinteressati, quindi evidentemente portare nella scuola personaggi come Felice e Lea Garofalo, partendo dai libri, per cui i ragazzi leggono e riflettono con i loro professori e le loro professoresse, e poi vengono qui a condividere il loro lavoro mentale, intellettuale, e poi assistere allo spettacolo, e quindi l'arte che diventa linguaggio del cuore, linguaggio della mente. E questo progetto si sta rivelando un progetto speciale. E da un punto di vista artistico, una cantastorie, come sei tu, che si coniuga con l'arte dei pupari, è come chiudere un ciclo. Sì, Angelo Sicilia ha inventato i pupi antimafia, io sono una cantastorie da sempre impegnata su queste tematiche, e quindi unirci è stato unire il calcio sui maccheroni, ecco. E poi vediamo dagli occhi dei ragazzi e delle ragazze questo rapimento, cioè loro vengono rapiti dai pupi che li fa tornare bambini, dalla musica, dalle parole, come il cantastorie, no? La sera prima di dormire ci raccontavano le storie per addormentarci, ecco. Tutti rapiti dall'arte. E quindi l'arte benvenga nelle scuole e l'arte benvenga tra i ragazzi e le ragazze.